La vostra carriera inizia nel 63 con un primo singolo pubblicato, poi collaboraste con diversi autori come Lucio Dalla, Gabriella Ferri, ma la prima colonna sonora, cioè come vi è stata proposta? Nel senso, 71. 71. 70 in realtà, per farla c'è stato il tempo. Si è stata proposta perché avevano fatto la ragione tanto per cantare con Nino Manfredi, grande successo, poi lui andò a Sanremo a dirigere l'orchestra che era un bambino e con Manfredi fece un grande successo, dopodiché Nino disse, quando decise di fare un film come regia, lo propose a noi, voglio fare la prima colonna sonora, fatela voi. E noi incoscientemente gli abbiamo detto sì, ci abbiamo provato, è andata bene perché poi abbiamo fatto un buon successo e da lì abbiamo cominciato. È andata. Ecco, questo è un piccolo, chiamiamolo, non insegnamento, perché non vogliamo insegnare nulla a nessuno. Io avrei detto, io stavo per dire no, capisci? Quindi voglio dire, siccome lui invece è uno che si butta, l'insegnamento qual è? Che forse nella vita bisogna buttarsi. Ecco, la cosa, questa è la cosa che abbiamo imparato. Questo anche per voi, no? Infatti lo dicevo così. Insomma. La vita è l'attesa di un treno. Tu ti metti in una stazione e passa sto treno, si ferma un attimo, se lo riconosci e ci sali sopra, che magari è, e se aspetti 5 minuti quello passa e se ne va, quindi è anche, non è che lo riconosci, magari ti butti, certo. Però se non passa due volte, no, c'è il fatto che poi se uno è, come dire, perfezionista o quantomeno tende ad esserlo, c'è sempre la sensazione di non essere pronto a fare una cosa, perché manca, dice no, questo pezzo mi manca, quindi meglio che non la faccio. È quello che non funziona. A noi ci ha aiutato molto a essere in due, proprio da questo punto di vista. Quindi, siamo fatti coraggio vicenda. Quindi da questo punto di vista è stato una bella mescola. Ma sai che abbiamo fatto il primo film? Allora dice, ci guardiamo in faccia e diciamo, ma come facciamo che non sappiamo niente? Allora andiamo a scuola. E come scuola? E siamo andati in un cinema, in una piccola cittadina, dove andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Andiamo lì, portiamo un blocco notes con una lampadina. A un certo punto ci guardiamo, guarda, vedi, adesso cominciano a correre, guarda la ritmica, va più bene, io scrivevo, spegnete la luce, due, tre volte, spegnete la luce, ci hanno cacciato via, ci hanno buttato fuori dal cielo. No, vabbè, dovevamo capire i meccanismi, come poi ovviamente sono meccanismi che sono rimasti ben impressi noi, perché noi abbiamo iniziato un'attività di session man, di anche molto gratificante da questo punto di vista. Ho avuto il piacere di suonare con i più grossi nomi di quel periodo, insomma. Mi ricordo di aver suonato una volta, un paio di volte per Nino Rota, con Rustichelli, tante volte per Ennio Morricone, quindi c'era un capire. Cioè, quello che tu studiavi al conservatorio lo mettevi in pratica quasi in contemporanea, vedendo quello che gli altri fanno, quelli più bravi di te, quelli che hanno cominciato prima. E poi io mi ricordo che suonavo il banjo, c'era una volta il West, e ero l'ultimo dei chitarristi perché ero il più giovane, ero il bambino, c'erano tre o quattro chitarristi già famosi che suonavano nell'orchestra di Ennio Morricone e io ero il quinto, che aveva la libertà di fare però delle acciaccature western che non erano scritte, ma credo che sia una delle pochissime volte in cui Ennio Morricone ha dato la libertà a un esecutore di fare di testa sua, perché lui direi che ha scelto bene. Lui scriveva tutto, sai, tutto, però era affascinante questo mondo, ti insegna una disciplina, la disciplina degli occhi, perché devi avere un occhio sullo spartito, uno con il direttore d'orchestra, un orecchio a quello che suonano gli altri, un orecchio a quello che suoni tu, e l'attenzione, tutta una serie di parametri che ti portano a una maturazione. Poi
cerchi di captare anche le forme armoniche che tu vedi fatte in maniera magistrale da questi grossi nomi e cerchi di capire perché ti piacciono così tanto, capito? E lo capisci perché vedi che c'è una sequenza armonica che assume una certa direzione, una cosa, quindi ti rimangono queste sono lezioni. Ma le devi dopo applicare ai nuovi filmati. E allora questa si chiama, in parole povere, l'esperienza sul campo, che l'esperienza sul campo la devi abbinare poi a quella che studi in via teorica. Ma è bellissimo però la fusione poi che tu ti ritrovi tra questi due mondi. Seguire sul set i film per noi è stato una cosa, assorbivamo l'aria del film, assorbivamo quello che dovevamo fare, perché sì, la sensazione che dovevamo tirar fuori, perché un conto andarla a vedere al cinema, un conto stare sul set, già 2, 3, 4, 10, e poi da lì le amicizie con Terence Hill, con Bud Spencer, gli scherzi, le cose, insomma, posso anche raccontare uno scherzo. Non so, sì, qualche aneddoto volentieri. Avete visto il film Altrimenti ci arrabbiamo? Certo. Il coro, quello lì, dei pompieri. Quello era il coro di Madrid, era il coro nazionale di musica sinfonica. Cioè un coro vero, cioè di musica classica. E naturalmente il produttore del film ha pagato molto l'Accademia, che aveva bisogno di soldi, e hanno dato il permesso a sto coro di fare questa cosa qui, e ci presentammo noi a insegnargli. E mentre facciamo le prove per una settimana, due settimane, c'era la direttrice del coro, la vecchietta piccoletta, durissima, no? Che passava a me, guardava a me, e allora Bud Spencer mi diceva: guarda Guido, guarda vecchia, quella ti odia, se ti offre un caffè non lo prendere. Non ho preso mai, perché ho paura davvero. No, per dire che sai, l'amicizia con Bud e con Terence, noi facciamo sentire i nostri brani per prima a loro, tante volte dei registi, sì. E quando ha cantato con noi Banana Joe? Sì. Sì. La prima colonna sonora per un film di Bud e Terence avvenne con continuavano a chiamarlo Trinità. Sì. E immagino appunto che conoscevate già la coppia, visto il successo del primo del film, eccetera, ma cosa provaste quando li incontraste la prima volta e appunto vi proposero di fare questa colonna? Ho fatto sentire il brano a loro prima dei produttori. Se mi ricordo c'era una festa, ti sentite un po', che bello, ci hanno dato la forza, siamo andati avanti e poi è piaciuto e via. Avevamo un cantante che cantò Trinity, Gene Roman si chiamava, che poi aveva un incidente. Un incidente, se n'è andato un anno dopo. E ora io sono un musicista, per cui sono veramente curioso di questa cosa, anche se parzialmente mi avete già risposto. Come nasce una colonna sonora? Cioè del tipo, voi vi dovete prima avvicinare alle immagini, si legge la sceneggiatura? Se c'è la sceneggiatura si legge, però a volte è un rischio, perché la sceneggiatura tu ti fai un mondo tutto tuo. Gli ambienti, le ambientazioni, la faccia dei protagonisti, poi vai a vedere girato e qualcosa non ti torna, e poi magari hanno cambiato non so, la trama o la cosa, per cui diciamo che la sceneggiatura serve solo per farti capire se deve essere un film allegro, avventuroso, romantico, epico o thriller o qualcosa. Questa, la grandi linee le capisci dalla sceneggiatura e da come si incavola il regista, se tu gli fai una proposta che non gli piace. Insomma, la sceneggiatura serve a questo. Poi definire, poi scena per scena, devi aspettare il filmato. Noi spesso andavamo sul set a vederlo quando giravano, quasi sempre, quindi ti
immergevi proprio, esatto, nel mondo. Esatto, mi serviva proprio questa, no, questa immersione. Poi quando tu costruisci un brano e c'ha un punto di arrivo forte, è chiaro che ti aspetti che il girato abbia una scena, un sincrono dove c'è un punto di arrivo forte, dove tu possa mettere quella parte lì, perché se no non funziona, cioè. Certo. E allora, quindi scena per scena è un discorso che devi fare solo con il video. Per quello che riguarda l'impostazione iniziale, puoi ovviamente proporre delle idee basandoti sulla sceneggiatura, ma anche parlando con il regista o con il produttore, perché a volte i produttori prevaricano un po' quello che dice il regista, e allora devi capirlo tu se vale più il produttore o il regista. Ah, addirittura. Eh sì, perché sì, perché a volte è a rischio, sì, la cosa. A volte sì. Ma invece partite da un testo o da una musica? No, ma mai il testo. Noi non abbiamo mai scritto un testo in vita nostra. Ah. In genere, anzi, il contrario, noi facciamo la musica che è musica e basta. Poi, siccome magari quel tema piace al produttore o al regista, ci dice di fare la versione cantata, ma ce lo dice dopo. E allora a quel punto tiriamo fuori questi due sciagurati che vengono da paesi anglosassoni che si chiamano Oliver Onions, e li facciamo cantare in inglese, però dopo che qualcun altro ha fatto il testo. Ecco, poi questa è la dinamica. Spesso fanno quello che diciamo noi. Perché è un altro mondo, perché quello poi attiene a un mondo più prettamente, come dire, discografico o il lato più pop commerciale, perché poi a quei tempi specialmente c'erano degli input molto, molto forti da parte delle case discografiche che volevano trarre da ogni lavoro un disco che poi sperabilmente fosse di successo, che nessuno glielo poteva garantire ovviamente questo. Però per poter essere messo sul disco un brano aveva bisogno di essere cantato, quindi la musica strumentale e basta non aveva molto seguito, non aveva, era solo un prodotto di nicchia, e quindi c'erano queste esigenze qui. Poi noi abbiamo avuto la fortunata circostanza di trovare questo gruppo di questi due sciagurati che hanno avuto successo. Ogni tanto sono un po' antipatici. Sì. Hanno avuto successo con questo, prima un disco, poi addirittura un altro. Per cui hanno cominciato ad avere un percorso parallelo ai musicisti, a Guido e Maurizio, erano questi, e addirittura facevano dei dischi che erano staccati dalle colonne sonore, quindi avevano, diciamo, un mondo discografico tutto loro, e che andavano in qualche caso a promuovere nelle varie realtà straniere, Germania, Svizzera, Austria, Francia. Beh, per noi quei paesi, Germania, paesi tedeschi, sono stati, abbiamo fatto non so quanti dischi d'oro. Il famoso Gas, Germania, Austria, Gas, Germania, sì, abbiamo passato più tempo in Germania e in Austria tante volte che in Italia per anni. Ma invece la colonna sonora alla quale siete più legati o vi sentite più? Ci chiedi di scegliere un figlio piuttosto che un altro. Lo sapevo. No, ma questo vedrai, sei musicista e avrai fatto dei lavori, per un motivo o per un altro sono tutti sullo stesso livello. No, io mi piace dire che dal punto di vista, come dire, romantico, ma proprio romantico in senso proprio vero del termine, siamo legati molto alla nostra prima colonna sonora, perché è stata quella che ci ha dato l'avvio, che era per Grazia Ricevuta, anche perché abbiamo iniziato con un genere non di facile come dire fruizione, perché era una storia drammatica, c'erano dei brani, come dire, molto popolari, che erano, non so, Viva Sant'Eusebio, Pepizzica Memozzica, ma i temi veri erano tutti molto drammatici, molto, e anche il tema del film era molto sentito. Niente. Quindi abbiamo un sentimento di un legame, diciamo, più forte proprio per questi motivi che ti dicevo, ma per il resto siamo tutti sullo stesso livello. Ma secondo voi perché io mi metto per primo da fan, e penso tutti, cioè veramente tutti,
quando ascoltiamo le vostre canzoni o comunque le canzoni di quegli anni, ci viene sempre da cantarle, da metterle su un'altra volta e un'altra volta e un'altra volta. Ma sai una cosa? Noi... E adesso invece con molti brani, colonne sonore, succede molto di meno. Vabbè, qui c'hai un anno di tempo? Un anno di tempo, perché qui bisogna raccontare le cose come stanno, perché il discorso è che adesso prevale la tendenza a fare musica che sia prodotto di sound design. I registi non esistono più, i registi che ti vengono come una volta a chiedere il tema. Se non ti chiedono il tema, tu sei già fottuto in partenza, perché devi fare sound design, perché tu, se fai il tema, puoi avere una tua personalità e puoi essere uno dei 50. Se ti chiedono di fare il sound design, sei uno di 2005. E allora, siccome non si distinguono uno dall'altro, perché da questo punto di vista bisogna essere bravi a farlo, il sound design, voglio dire, musica epidermica, musica di effetti che ti arriva qui, ti dice che lì c'è un movimento, o c'è tensione, o c'è thriller, o c'è. Però non è una cosa che tu puoi, di cui puoi usufruire a bocce ferme. Quando vai a casa tu non te lo ricordi. Poi adesso c'è anche la tendenza ulteriore a sottolineare i momenti epici o i momenti romantici mettendoci dei dischi già fatti, cioè non ti chiedono il tema d'amore dei protagonisti, per cui tu compositore ti senti, come dire, gratificato dall'esperienza che puoi fare a trovare una cosa nuova, originale, che sia bella. No, ma tu sai che lì ci mettono un pezzo di, non lo so, di Adele. E allora a quel punto tu sei fottuto, perché tu il tuo lavoro di compositore, da così che era per un film, diventa così. Certo. Adattatore di E allora immagini, è chiaro che di suono. Veniamo a quello che dici tu. È chiaro che tu, quando esci da un film, o risuoni o ti ricanti il pezzo di Adele. Sì. Oppure dici: ma la colonna sonora c'era? Esatto. E ti dirò di più, la colonna sonora è talmente neutra, fatta benissimo, tutto quello che ti pare, ma neutra, che tu la potresti prendere e mettere per un altro film e funziona lo stesso, capisci? Quindi la per un compositore oggigiorno è molto 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 difficile, dal mio punto di vista, e poi gli altri non saranno d'accordo, io non pretendo che sia il verbo, però ti sto dicendo cosa è cambiato. Ecco, però la domanda l'hai fatta tu, perché tu hai colto lezioni. Cosa è cambiato? È cambiato questo, certo. Scusa, niente, è cambiato proprio questo qui, che adesso non ti viene assolutamente più richiesto il tema, non viene più il regista a casa tua e davanti a una bistecca ti dice che vorrebbe per i due protagonisti un certo tipo di tema, per un altro protagonista vorrebbe un altro, per l'inseguimento ne vorrebbe un altro ancora, perché quello si faceva. Adesso no, è cambiato tutto. Adesso ci sono i provini, vogliono i provini, fanno le competizioni tra compositori, prima di scegliere un compositore, adesso fanno le soundtrack con quattro compositori o cinque compositori, che sono cinque sound designers in realtà. Quindi da questo punto di vista io trovo che c'è una certa difficoltà, perché non si sa esattamente dove sono i registi che hanno. Anche perché voi avete sempre fatto una ricerca del suono pazzesco, cioè sono andato a vedere se usciva un suono nuovo, voi cercavate. Li abbiamo usati tutti, esatto. I suoni, noi eravamo il Moog, i sintetizzatori, le nostre tutte le nostre tecniche di cose elettroniche, le abbiamo usate tutte, prendendoci anche delle critiche dal mondo purista, ovviamente, però noi mettavamo in campo le nostre risorse. Devo dire che quei suoni lì erano suoni poi non c'erano tanto, c'era l'elettronica, ma non c'era l'elettronica aritmeticizzata, non si usavano le quantizzazioni come si usano adesso, non esisteva neanche l'autotune, voglio dire, esatto. Cosa che la radio oggigiorno è inascoltabile, insomma, se tu. E quindi da questo punto di vista c'erano solo i suoni puri degli strumenti dell'elettronica di quel tempo lì. Abbiamo sfruttata tutta. Ovviamente facevamo anche delle fusioni tra quel tipo di suoni e le orchestre vere, perché certo. Insomma, questo quando ce lo chiedevano. Però l'orchestra vera era ben lieta, il produttore o l'editore era ben lieto di finanziare
la colonna sonora, perché sapeva che avrebbe portato a casa una registrazione di un tema che sarebbe stato fruibile anche dopo la colonna sonora. Capisci cosa voglio dire? Perché siccome una colonna sonora costa tanti soldi, allora l'editore dice: io la pago, però voglio portarmi in catalogo una cosa che sia fischiettabile, suonabile, che sia fruibile, che sia perché se no, se io pago una colonna sonora per cui mi porto a casa una serie di pedali, che cos'è? Dove lo metti questo? No, nel catalogo di un editore, dove lo metti? Dappertutto, lo metti in 10 film diversi. Sì. Quindi ecco, io non so se ti ho dato una cosa scoraggiante, no, assolutamente. Ti ho dato un'indicazione di quello che è adesso. Io da musicista almeno avrei dato più o meno la stessa risposta, per cui sono contento che bisogna così. Se si riesce a cambiare la mentalità dei registi giovani, ma i registi giovani, io mi sono fatto anche una teoria che probabilmente è abbastanza vicina alla realtà. Il regista giovane ha difficoltà a relazionarsi con musicisti che hanno mestiere e sono esperti, quindi si fidano di più dei loro coetanei, ovviamente, ma perché è naturale che sia così, che anche il coetaneo quindi è uno che gli presenta il lavoro fatto su una chiavetta USB, capito? In MP3, che va benissimo, però stanno rinunciando a una serie di competenze e di magari idee a prioristicamente per il solo fatto che non riescono a connettersi con una persona che magari anagraficamente è più grande, ma che in quel caso potrebbe essere anche molto utile. Questa è forse che sia proprio anche una mancanza di cultura verso... Non lo so, è molto più facile seguire la corrente adesso è così e quindi va bene così, insomma. Non c'è più un'immagine di un film legata a una melodia, a un brano cantato, come ai vecchi tempi, come ai tempi di Bacharach, di questi Ringos, di Fondi, tu ti vedi quelli che ti apprendici, te lo ricordi? Oggi lì ci mettono dei suoni, ci mettono delle atmosfere, delle armonie, ed è finito tutto. Per esempio, una colonna sonora che a me è piaciuta molto, perché poi mi piace seguire queste cose, mi piace da morire, è stato bravissimo il compositore, sì, mi pare che si chiami Ramin, non so, quello che ha fatto Game of Thrones. Il tema di Game of Thrones è geniale, è bellissimo, quello mi piace da morire e è una cosa che meriterebbe 18 Oscar dal mio punto di vista, quello lì. Non lo senti mai nella serie, lo senti solo i titoli di testa e o di coda, ma neanche, perché anche in quel caso prevale il fatto di... Su questo posso anche dargli ragione, Do ragione, perché se si sente troppo la linea melodica durante l'azione, poi sconfina un po' nella fiction, invece una storia cruda deve essere una storia cruda. Però ci deve essere una sintesi di che ti faccia riconoscere questa è Game of Thrones, oppure questa era un altro che mi piaceva tanto, era House of Cards, mi piaceva tantissimo quel tema iniziale che erano dei titoli di testa, era bellissimo anche quello. Quando ci sono questo tipo di cose, io sono il primo che alzo la sedia e vorrei andare a fare le congratulazioni a questi qui, sono stato veramente in gamba, perché è così. Però adesso non te lo fanno fare neanche in Italia, perché hanno paura che la gente in televisione cambi canale e allora non esiste più il tempo dei 2 minuti dei titoli di testa. Questa cosa di Game of Thrones ti piace perché ci sono 2 minuti di torri che vengono e c'hai 2 minuti di tempo che devono essere riempiti da una musica che sia appetibile. Se una fiction che tu fai, vedi adesso, di Mediaset o di Rai, cominciano i titoli, dopo 14 secondi già c'è la prima battuta, la musica si abbassa perché se no non si capisce. Ma sai qual è la giustificazione? Che se tu non crei interesse nello spettatore nel primo minuto, poi cambiano canale. Quindi tu, compositore, sei una vittima di una mentalità e di una tendenza quasi obbligata. Se tu vai lì e proponi un tema, loro dicono sì, bello, dove lo metto? Oppure, ma ti pare, tu puoi registrare una cosa con un'orchestra di 60 persone che ti è costato, non so, 20.000 euro solo quella registrazione lì e non c'hai i titoli di testa o di coda per metterli?
capisci perché non la risposta in definitiva, pur essendo stato molto certo. lungo, no sempre. Però assolutamente questa è una domanda proprio da fan, ultra fan. Voi siete importantissimi per le colonne, cioè per i film di Bud Spencer e Terence Hill, perché comunque quando inizia una vostra canzone si dice subito ok, questo è un film di loro. Quanto erano importanti invece loro per voi? Eravamo quattro grandi amici al bar, noi facevamo sentire i nostri brani quasi sempre prima loro, dei registi, dei produttori, quindi ci divertivamo sempre insieme. Quindi ti faccio un esempio: una volta scherzando c'era il produttore di Più Forti Ragazzi, Zingarelli, che era simpaticissimo, grosso, un giocherellone, no? E c'era un altro produttore più piccolino, il coproduttore, che era molto serio. Era socio, il suo socio. Socio, molto serioso. Un giorno, a un certo punto, e c'era, mi pare, anche Bud Spencer, sì, Bud Spencer, che aveva sentito, gli avevamo fatto sentire il pezzo di Flying Through the Air. A un certo punto arriva in sala, c'era Patrignani, forse era a un certo punto ci facciamo l'occhiolino con il produttore grande che aveva già sentito il pezzo, con Bander che aveva sentito il pezzo, quello piccolo che era il socio, che era sempre uno che cercava il peso nell'uovo, pazzesca. Allora diciamo, ci fate sentire il pezzo di Flying Through, il pezzo di Più Forti Ragazzi. Certo, mezz'ora prima io e lui in sala avevamo fatto con la chitarra una cosa indegna, tra flying e lui flying through the air, anche un paio di accordi sbagliati, poi flying through the air. E allora l'avevo registrato così, allora con tecnico sentiamo il titolo di testa del film. Parte questa cosa così. Allora, il quello piccolino ci avrebbe dato una sediata in faccia, perché ci guarda a noi il produttore, quello Bud, ci abbracciava, quello faceva dà il senso, vero? Dà il senso, diciamo noi, dà il ritmo. Quello diceva, sei d'accordo? Visto come è d'accordo? Allora quello faceva, ma a me, siete sicuri? Che è sta lagna? Allora quindi non capisci niente. Vai, scusa, ma ti rendi conto? Questo è un successo vero. Allora alla fine si può. Se a tutti voi la pensate così, vuol dire che io sono un coglione. Poi a un certo punto partiamo col disco e allora, però siete tutti stronzi. Questo era il modo anche nostro di giocare, in amicizia. Vabbè, lo studio di registrazione era un momento anche di grande divertimento. Grande concentrazione, perché non ti potevi è una grande responsabilità. Se c'hai un'orchestra che deve essere pagata, tu devi funzionare, devi andare, non puoi perdere tempo. Le cose quando contengono un errore, una cosa, poi bisogna rivederle con calma. Quindi da questo punto di vista c'è un lavoro proprio di perfezionamento che va poi portato a termine. Io fra un po' vi devo lasciare perché ho l'ultima domanda. Secondo voi perché Bud e Terence sono così osannati all'estero, come per esempio in Germania, e invece in Italia? Anche in Italia, dai, sì, ma non così tanto come in Germania, ma
Perché noi siamo più, come dire, cerchiamo di essere quelli che fanno, che danno le preferenze alle cose apparentemente, come dire, più colte. Io ricordo che mentre noi eravamo discograficamente primi in classifica in diversi paesi europei, in Italia non ci trasmettevano le nostre cose perché eravamo commerciali, anzi eravamo meglio ancora qualunquisti. Allora, di fronte a discorsi del genere, ricordo perfettamente, avendo frequentato la RCA per tanto tempo, anzi come session man, come chitarrista, che un famosissimo cantautore di grande successo entrò a un certo punto in studio di registrazione alla RCA, disse, sentendo la registrazione di una sua base, disse no, non mi piace perché la batteria è troppo da Hit Parade. Anche se io fossi stato il discografico, sarei andato lì, l'avrei strangolato, ma come, dai pareti? Io faccio il discografico, ti pago perché tu riesca a vendere dei dischi e tu vieni qui a bestemmiare praticamente sul fatto che ci sia un elemento che possa essere, come dire, invitante per coloro che possono comprare questo disco. Ma tu sei un... Racconta l'episodio del bar. Un giorno eravamo al bar delle RCA e a un certo punto, lì al bar c'erano tutti i dirigenti, i produttori al bar, no? La pausa pranzo. A un certo punto c'era la classifica in radio tutte le settimane di Hit Parade, numero 6, numero 5, numero 1. Un buggy, come me for funny, my buggy. Un grosso produttore, che cosa fece? Sì, un grosso produttore che stava lì. Noi ci siamo praticamente, ce la siamo fatta addosso, perché, però non abbiamo fatto detto niente. Sto produttore, bravissimo produttore, famoso, che aveva fatto prodotto tanto di successo, sbattendo i pugni sul bancone, cazzo sti americani. Rompono sempre i coglioni. No, noi eravamo contenti perché eravamo riusciti a far passare il messaggio che gli Oliver Onions fossero davvero. Però insomma, detto davanti a noi. Però no, neanche inglesi, americani, eravamo addirittura americani. Ci ha imprecato, va bene, comunque. Io vi ringrazio tantissimo, davvero.